Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Zimerex Vilco Farmaceutici SRL, ultimo aggiornamento. 5 settembre 2022. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali. Indicazioni. Modalità d'uso. Descrizione e caratteristiche. Avvertenze. Allergeni. Ingredienti. Apporto nutrienti. Immagine prodotto. A cosa serve? Zimerex è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per la digestione. È commercializzato in Italia dall'azienda Vilco Farmaceutici SRL. Informazioni commerciali. Titolare. Vilco Farmaceutici SRL. Concessionario. Vilco Farmaceutici SRL, categoria di appartenenza. Integratori per la digestione, forma farmaceutica. Compressa, confezioni, Zimerex intolleranze lattosio 20 compresse 10 g. Indicazioni, Zimerex intolleranze è un integratore alimentare a base di enzimi di origine naturale, che assunto prima dei pasti, favorisce e migliora la digestione, anche del lattosio. Consigliato. In caso di intolleranza al lattosio, in caso di trattamenti con prodotti antireflusso o assunzione di probiotici, come sostegno ai processi digestivi soprattutto in individui con funzione digestiva alterata. Modalità d'uso. Assumere una compressa, accompagnata da un po' d'acqua, prima di ogni pasto principale, max. 2 compresse al giorno, oppure ad ogni pasto contenente lattosio. Descrizione e caratteristiche. Zimerex intolleranza al lattosio è un complesso multienzimatico di origine vegetale ottenuto dalla fermentazione naturale controllata di maltodestrine da riso e grano, ricco in amilasi, agalattosidasi, lipasi, cellulasi. Zimerex intolleranza al lattosio contiene inoltre brumelina d'ananas. L'ananas ricco in enzimi, come la brumelina, risulta attivo sia in ambiente acido, quindi a livello gastrico, sia in ambiente neutro, quindi nell'intestino. Papaina da papaya. La papaya, ricca in enzimi come la papaina, è un coadiuvante per la digestione soprattutto a livello gastrico. Enzima lattasi. L'apporto di lattasi favorisce la digestione del lattosio nei soggetti che lo maldigeriscono. Avvertenze. Poiché la tolleranza al lattosio è variabile, è opportuno chiedere consiglio circa il ruolo di tale sostanza nella propria dieta. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata di un sano stile di vita. Modalità di conservazione. Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce, dall'umidità e da fonti dirette di calore. La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato. Allergeni. Senza glutine, naturalmente privo di lattosio. Ingredienti. Agente di carica. Cellulosa, fosfati di calcio. Brumelina da gambo d'ananas, ananas cumosus, L. Mer. Papaya fermentata, carica papaya L, frutto. Destrosio, in polvere, beta-galattosidasi, complessi enzimatici da substrati vegetali fermentati, proteasi. Agenti di rivestimento. Etilcellulosa, idrossido d'ammonio, acidi grassi, alginato di sodio, trigliceridi a media catena. Stabilizzante. Carbossimetilcellulosa sodica reticolata. Agente antiagglomerante. Sali di magnesio degli acidi grassi. Alfa-galattosidasi, complessi enzimatici da substrati vegetali fermentati, lipasi. Apporto nutrienti. Apporti medi degli ingredienti caratterizzanti per 1 CPR per 2 CPR, dose max. Giornaliera. Miscela di enzimi 100 mg 200 mg, di cui amilasi 800 skb 1600 skb, lattasi 800 alu 1600 alu, lipasi 60 fip 120 fip, cellulasi 30 cu 60 cu, ananas stipe TS, di cui bromelina pari a 50 mg 125 gdu 100 mg 250 gdu, papaya fermentata PLV 50 mg 100 mg, lattasi, agalattosidasi 45 mg 90 mg, pari a 4500 alu 9000 alu, agalattosidasi 150 galu 300 galu. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video.
Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato.